Dire di no al cemento, oggi abbiamo ricevuto, adesso entreremo nel merito delle motivazioni. La notizia è che il TAR ha respinto il ricorso che chiedeva di sospendere la variante sostanzialmente anticemento che avevamo adottato, cioè il Tribunale Amministrativo Regionale dice sì alla variante contro il cemento che il Comune di Rimini ha fatto. Questo fa un po' giustizia rispetto ad una cultura che voleva affermare i famosi diritti acquisiti, e cioè chi viene in comune, un sindaco, questa amministrazione non ha piena sovranità per cambiare anche i destini della città nel senso di minore cementificazione. Noi abbiamo detto no al cemento e dentro quest'idea di città che stiamo affermando, oggi questa città si sta cambiando. Abbiamo parlato di Anello Verde, oggi parliamo di un intervento straordinario, un pezzo dell'Anello Verde che tocca la Porta Sud, la zona vicino al villaggio Primo Maggio. Abbiamo negoziato con Società Autostrade, faremo la rotonda sulla Superstrada di San Marino, la rotonda sulla strada di Montescudo e tutti gli abitanti di quella zona potranno collegarsi con la cava, con questo grandissimo Anello Verde, con il resto della città, non usando l'auto, con passaggi ciclopedonali, nel cuore della Porta Sud di questo nuovo insediamento abitativo dove abitano migliaia di riminesi. Qualcuno dice un mezzo miracolo, non è un mezzo miracolo, è lavorare con la vice sindaco Gloria Lisi, con i nostri ingegneri, un grande complesso scolastico, didattico, ricreativo, laboratori per il pomeriggio, mense e finalmente una grande scuola, un investimento da 6 milioni e 3. Un'attenzione verso quella parte del territorio sopra l'autostrada. Completeremo entro l'autunno la nuova scuola di Gaio Fana, risponderemo a Alba Adriatica, riqualificando le scuole di Alba Adriatica ed ecco la terza scuola. In 4 mesi abbiamo fatto quello che non si faceva in 10 anni, procedimento unico, progetto della scuola, variante urbanistica, apertura dei bandi e tentiamo di completare il tutto entro l'ottobre, settembre-ottobre di quest'altro anno. Ci sta, lasciatemelo dire, che un sindaco si mette sopra le spalle anche le battute, le etichette. Questa è una città così, ma la cosa più bella è che i riminesi oggi si stanno accorgendo che l'Anello Verde sta venendo avanti, la ciclabile sul lungomare. Prima cambiamento di abitudine, qualche critica, adesso tutti dicono: ah, però finalmente si vede il mare, è più bello. Adesso un altro pezzo dell'Anello Verde, nella zona cosiddetta del Forese, della Villaggio Primo Maggio e della Porta Sud, un pezzo di città che sta cambiando. Dicevo prima, ci sta che un sindaco si porta a casa anche delle battute, delle etichette. È una città strana la nostra. Se non fai gli eventi, devi fare gli eventi perché sennò i turisti non vengono. Se fai gli eventi, fai solo gli eventi. Beh, noi in un mese abbiamo portato le fogne per la prima volta, 154 milioni di investimento, chiusura degli 11 sforatori, stiamo salvando l'aeroporto, le scuole sono una priorità, stiamo facendo 3 scuole. Questa è la Rimini che cambia per avere meno cemento, più servizi, più scuole, più fogne e più qualità della vita. Nel 2014 una nuova scuola per Rimini. Sì, è una grande soddisfazione dopo il voto ieri in Consiglio Comunale, quasi al 100% favorevole di tutti i consiglieri comunali per la nuova scuola Villaggio Primo Maggio. Il cambio di rotta si è visto. Io ringrazio pubblicamente il sindaco Ignassi che ha dato anche a noi una voglia di lavorare in un modo diverso, con politiche integrate che andassero dalla mobilità attiva, non più mobilità lenta, ma al mettere al centro le scuole, mettere al centro i bisogni dei cittadini vicino ai loro luoghi di residenza. Noi sappiamo quanto cambia anche il traffico a Rimini nei giorni di apertura e di chiusura delle scuole. Questa scuola è stata voluta fortemente dai cittadini, ma non era una scuola solo che doveva coprire dei bisogni che c'erano in quella zona così altamente popolata e che aveva una struttura che non poteva più coprire le esigenze formative degli alunni. A quella scuola abbiamo voluto dare un senso profondo che è quello di veder realizzati con dei nuovi materiali, con delle nuove tecnologie a impatto ambientale e speriamo di raggiungere appunto anche la classe A, inserendolo nell'anello verde, inserendolo nel percorso del master, ma inserendo anche delle nuove modalità organizzative di lavorare. Il procedimento unico per la variante urbanistica e tutto l'aspetto dei lavori pubblici che hanno lavorato insieme alla pianificazione territoriale,
all'assessorato all'ambiente e il grandissimo sostegno che ci ha dato anche la parte economica per quanto riguarda anche l'assessore Brasini, che ci ha sostenuto da subito nonostante, voi sappiate, i momenti duri in cui viviamo come comune. Tengo a sottolineare una cosa che dirò la prossima settimana in consiglio comunale. Dal 2008, da anno d'inizio della crisi economica, al 2014, a legislazione vigente, il calo della spesa sociale è del 92% in meno che lo Stato dà agli enti locali. Quindi immaginate come gli amministratori locali si sentono a volte veramente soli nel dover far fronte a tutte queste esigenze.